C'è un sito internet già utilizzato? No, perché se poi ci chiamiamo, che ne so, Pinco Pallino, e già c'è www.pincopallino.com, va bene. E ogni volta che mettevo dei nomi compariva dominio libero, e ho detto chiamiamoci dominio libero, così compare su tutti i motori di ricerca. E quindi è nato il primo singolo che ha scritto lui, poi adesso ne stanno nascendo altri due, ai quali ho collaborato in parte ai testi, ma in realtà la mente creativa è sempre lui. Che presenta? Già so che sta passando per la testa. Che è? No, dopo. Ho paura. Che presenteremo domani a Milano. Infatti, per questo io non ci sono solo oggi, non ci sono sabato e domenica, perché andremo insieme a Milano a presentarlo durante una serata dove ci sarà anche la presentazione del libro di Loretta Martinez. Cosa vuoi chiedere? Che ho paura? Cantate insieme, dico Sì. sì. Allora, no, non mi permetto, lo so, non lo faccio. Però dico, visto che è da stamattina che io te lo sto chiedendo, però non è possibile perché domani è la presentazione ufficiale a Milano, cioè quindi non possono farla ascoltare prima, giustamente. Io una cosa ti chiedo, tanto a nome loro proprio, per curiosità, a cappella. Ancora peggio così. Ti do il microfono, no, soltanto proprio 10 secondi. No, così mi vergogno. 10 secondi. Renato, che Ma cavolo. piuttosto ti faccio sentire un pezzo del premix allora. Ok. No, però a cappella è più carino, secondo Ma me. cappella mi Giusto per vergogno. capire. Dai, hai cucinato Mara Maionchi, che non puoi vergognarti. Possiamo, attenzione. Possiamo mettere il premix, applauso, prima di Milano, ascolto un pezzo, l'abbiamo fatto. Però non registratelo. È tutta la giornata che ci lavori e alla fine ci Guarda, convinto. Sei proprio napoletano. Sei proprio napoletano, da napoletano ormai espatriato. Poi stasera lo registro io, perché... No. Ce l'abbiamo? Aspetti, Aspetta, qua è prendiamo il lento. microfono. Allora, sì, no, allora vi spiego, è un premix, che cos'è il premix? Non è il pezzo finale, ma è un pezzo ancora sporco, una bozza, diciamo, Cosa musicale. faccio sentire? Un pezzo della prima parte? Scegli tu. O la seconda? Alza un po' il volume del suo microfono. Guai a chi dice che fa schifo, eh. Faccio, metto lo spilotto. Lo metto al microfono? Ma se no se c'è l'uscita. L'attacco al microfono viene più pulita. Ragazzi, registrate, poi dite quando lo presento a Milano, io già l'ho sentita. Questa è una cosa nostra. Siete caldi? Come si intitola? Si intitola. Presenta il pezzo, un po' come Sanremo. Andiamo con noi. No, scherzo. Dirige l'orchestra il No, maestro Beppe no, sempre Pisicchio. Renato Novara, diceva lui. Io dirigevo, suonavo, cantavo, facevo la valletta, tutto io. Beh, però c'è anche una squadra. Facevo il Dopo Festival, e adesso c'è anche lui fa il Dopo Festival. Ah no, t'ha relegato al Dopo Festival. Come si No, intitola? si intitola Bugia Poesia. Vado? Vai, vai, vai. Questo è il mare, aspetta che. Sono adattato ad avere il tuo cuore in affitto. Forse senza neanche farci caso, ti ho permesso di scuotermi dentro. Per vanità o per esigenza, chi lo sa? Per vanità o per esigenza, chi lo sa? Per vanità o per esigenza, chi lo sa? Per vanità o per esigenza, chi lo sa?
questi due ragazzi andavano di lingua, quindi sicuramente è un pezzo, no, poi un misto tra i Negramar, c'è un po' di Negramar un po' bravissimo, che tra l'altro sono i due artisti in questo momento di spicco, mi piace un po' come genere quello lì, giusto Pasquale? Sì, più che altro che si sentivano pochi volumi, anche lui era un po' basso eccetera, poi comunque l'arrangiamento non è completo, quindi è un po' debole a livello di arrangiamento, appunto si sentono già le tracce non lavorate, perché un brano comunque vengono registrate le voci cantate, poi vengono bilanciate, viene fatto un arrangiamento eccetera, quindi diciamo che è molto embrionale la cosa, però funziona, spero che vi piaccia. Loro comprano il primo disco, disco d'oro. Allora, prima di concludere con un altro momento, diciamo, istituzionale, ballo, che ci vuole, no, dobbiamo fare, i ragazzi stanno qua da un'ora, è tutta la gotta alle ginocchia, dobbiamo provare a provinare. Ah già, è vero, giusto. Sono qui apposta. Allora, sono due, se c'è un terzo ragazzo per il provino, che è lui, vieni qui un attimo, vieni. Applauso al terzo provinato. Io vi lascio questo microfono, posso rubare un attimo il tuo, così lascio questo qui a loro. Allora, vi lascio questo microfono qui, vi chiamiamo uno alla volta e poi vi facciamo sapere, grazie. Ma, devo dire, aspetta, perché io devo... Sentitesi, aspetta che io qua stamattina mi sono aggiunto i pezzi che mancavano a mano, scritti con una calligrafia che veramente neanche... Magari glielo scrivo un po' meglio. Io. Te voglio vedere a te, eh. Vabbè, quando arrivano gli dico, vabbè, facciamo scegliere a loro chi vuole partire. Facciamo scegliere, allora, chi vuole partire? Allora, partiamo dal più grande... Tu, parti tu che hai il microfono, te la senti? Ah, boh, vieni, dai. Via. Tanto non sa che deve fare. Applauso, ragazzi, questo è un... Allora, che gli facciamo fare? Allora, perché qua c'è un pezzo scritto malissimo, nel senso. Sì. Qua c'è scritto, allora, vabbè, tanto prima lo guardiamo inciso e poi dopo togliamo. Perfetto. L'audio e lo fa lui. Vado di lì con lui. Vai. Livello doppio rinato. Gli fai da vocal, il vocal coach del vocal coach. Cosa? Franky si è davvero messo a costruire una nave tutta per noi. Esatto, una nave nuova di zecca. Sì, è meraviglioso. Franky si sta dimostrando una persona splendida e generosa. Evviva, una nave nuovissima tutta per noi. Facciamo fino a qua, perché sennò sì, leggere tutto non, no, casino, diciamo. Allora, intanto la ragazza che voleva fare la doppiatrice, scusatemi, dov'è? No, c'è. Ci sei là, vieni qua. C'è. Sei tu che dici non c'è, ma sei scema, vieni qua. Ah, posso dire una cosa? Sì. Perché adesso io prima ho... Ehi, sembro il papa. Prima ho... Io ho doppiato, come si suol dire, subuto. Subuto assolutamente, quando si doppia c'è la colonna originale sotto. Qua, essendo il doppiaggio italiano, togliendo la colonna italiana, non c'è un audio di riferimento, quindi non hai una cosa nelle orecchie da seguire. Quando si doppia, diciamo, il 99% delle volte c'è l'originale in cuffia, che tipo se parti da fuori campo non inquadrato ti dà l'attacco e ti aiuta a partire. Quindi qua in realtà è più difficile, perché tu sei distantissimo, con la testa in su e non c'è l'attacco nel... Quindi già un applauso per questo. Quindi chi è all'inizio, per esempio, spesso cosa fa? Segue più la colonna originale che guardare il video, perché è più facile avere una roba nelle orecchie che ti dice parti e leggere, no? Piuttosto che guardare una bocca. Quindi tu adesso dovresti fare il grande sforzo di guardare in su col foglio messo in questo modo e guardare solo la bocca di Rubber. Luffy, non mi uccidete, adesso non so più come chiamarlo, perché di quello con la maglietta bianca in mezzo. Ok? Ah, vuoi provarlo prima su di me? Cioè me sotto e tu ci chiacchieri sopra, poi dopo togliamo l'originale? Che dici? Non sta capendo. Allora prova a sentire dove parto io e ci parti sopra leggendo quello che c'è scritto. Ti do il microfono. Cioè ripartire con la Renato. Vai, partiamo. Cosa? Franky si è davvero messo a costruire una nave tutta per noi! Esatto, una nave nuova di zecca. Sì, è meraviglioso! Franky si sta dimostrando una persona splendida e generosa! Evviva! Una nave nuovissima tutta per noi! Ok. Pensi di aver capito? Vuoi riguardarla ancora una volta? Ok, guardiamo ancora una volta. Eh? Cosa? Franky si è davvero messo a costruire una nave tutta per noi! Esatto, una nave nuova di zecca. Sì, è meraviglioso! Franky si sta dimostrando una persona splendida e generosa! Evviva! Una nave nuovissima tutta per noi, e arriva qua.
Ok? Vuoi provare? Andrea, segui il suo segnale. Al suo segnale scatena l'inferno. Sì. Faccio 3, 2, 1? 3, 2, 1 parti? 3, 2, 1. Cosa? Frankie, si è davvero messo a costruire una nave tutta per noi? Sì, è meraviglioso! Frankie si sta dimostrando una persona splendida e generosa. Evviva! Una nave nuovissima tutta per noi! Bravissimo! Però Renato, non andare nei commenti, perché alla fine dobbiamo dare un giudizio. Sei cattivo, comunque, ricordo di essere cattivo. Il pubblico applaude pure. Dai, ora torna al tuo posto, ti chiameremo noi. Non ti preoccupare, bastardo. Faremo sapere. Chi è il prossimo provinante? Eccolo qua. Che è successo? Allora a questo punto li giudichiamo sullo stesso pezzo, certo, anche se il secondo e il terzo sono agevolati perché lo vedono più volte, ma vabbè. È vero, vabbè, però il primo. Allora lo guardano una volta sola. Andiamo. Giusto. Ok. Lo riguardiamo. Però dite culo pure così, giusto perché non abbiamo detto culo. Grazie, vai. Cosa? Franky si è davvero messo a costruire una nave tutta per noi? Esatto, una nave nuova di zecca. Sì, è meraviglioso! Franky si sta dimostrando una persona splendida e generosa! E viva! Una nave nuovissima tutta per noi! Ok? Te la senti? Proviamo? Partiamo, vai. Faccio 3, 2, 1? 3, 2... Cosa? Cosa? No, ci sapevo solo troppo. Questo era troppo bravo, perché è raccomandato lui. Vai. 3, 2, 1. Cosa? Senti, sei davvero messo a costruire una nave per tutti noi? Sì, è meraviglioso. Senti, si sta dimostrando una persona stupenda e generosa. Evviva! Possiamo rifare una volta? Vuoi continuare tutto fino in fondo? Ma sì, dai, vai, ancora una volta. Anche perché quindi, aveva l'enfasi proprio di un bicefalo, quindi è meglio. Proviamola un po' più. Dobbiamo essere cattivi, siamo la giuria. Allora, una nave nuovissima tutta per noi, evviva, evviva, evviva. Poi dici, ok? Scritto malissimo, lo so, hai ragione, ma. No, ricomincia da capo, sì.